Good Morning Genova, chiudiamo il nostro viaggio con gli ex Beatles, protagonisti dopo lo scioglimento della band di intense più o meno carriere soliste. Arriviamo con Paul McCartney, quello che ha fatto non so quanti album, sono incalcolabili, le sue sperimentazioni dall'acustico all'elettronico, si è dedicato anche alla musica classica e tantissime altre cose. In estrema sintesi, lui ha esordito con questo bellissimo McCartney, con dentro la grande Maybe I'm Amazed, ha proseguito con Ram, che ha un particolare significato questa copertina, nel senso che era un periodo in cui Paul e John erano insomma ai ferri corti e diciamo John Lennon interpretò questa copertina come appunto se Paul prendesse lui per le corna. Nell'album successivo di John Lennon, Imagine, ci fu una foto in cui lo stesso John nella stessa posa prendeva un maiale per le orecchie. Insomma, non è stato molto bello né così era anche stato interpretato malamente questa foto di due scarafaggi che copulano, e quindi era un riferimento. John pensava fosse un riferimento appunto al loro così, insomma, precario rapporto. Ma al di là di quello, poi Paul McCartney insomma, ha fatto un capolavoro con questo Band on the Run, registrato in Nigeria. È un disco fantastico, tra l'altro in copertina. Sono personaggi famosi come Muhammad Ali, come Sean Connery, e insomma un album bellissimo, è il suo top. Poi ha proseguito con questo sperimentale McCartney 2, molto elettronico, vicino anche a sonorità New Wave, Flowers in the Dirt, un altro bellissimo album, e insomma continua ad incidere album più che ottimi, continua ad essere un prolifico compositore, fa cose sempre molto belle e fa concerti stupendi. Ne ho visto uno a Verona un po' di anni fa, 3 ore di concerto senza mai staccarsi dal palco, veramente molto bello. Segnalo anche questo album molto raro, inciso e pubblicato solo in Unione Sovietica, quando c'era Unione Sovietica, e niente, un album di rock and roll che così ci tengo a mostrare perché io ce l'ho e voi no. Ciao a tutti!